Ciao da mio Pilates, benvenuto alla lezione Total Body Circuit brucia grassi, scarpe da ginnastica ai piedi, acqua in mano, sorseggia un attimino. Ogni tanto verremo a sorseggiare la fonte d'acqua. Ecco qui i miei pizzini. So che è piaciuta l'idea del strappa il pizzino a termine di ogni fase importante, quindi ripeteremo, che ne dite? Ripeteremo questo, diciamo, questo rituale. Scusate, avevo iniziato a marciare, in realtà mi ero proposta di partire dallo sciogliere le principali articolazioni, quindi inizia dalle spalle con degli ampi cerchi. Fammi delle rotazioni del capo a destra e a sinistra. Nel frattempo ossigeniamoci, portiamo la colonna in allungamento, non dimentichiamoci mai comunque dell'argomento postura, controllo posturale. Mani alle spalle, 5 ampi cerchi con i gomiti, 1, 2, 3, 4, 5 braccia in avanti, 5 ampi cerchi con un braccio, 1, 2, 3, 4, cambio braccio, 1, 2, 3, 4, 5, mani sull'incavo delle anche, inspira, nel buttare fuori l'aria, piegati, premi sui femori, crea allungamento nella colonna e ritorno, inspira, fuori l'aria, premi sui femori, allungati nella schiena e ritorno, ancora uno, fuori, e voilà. Faccio fare alle anche delle circonduzioni, quindi in realtà vedrai il movimento del ginocchio, però il fulcro e la maggiore mobilità è a carico delle anche. Voilà, quindi facciamolo pari, ne avevo uno anche dall'altra parte, sali con i talloni 5 volte, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi iniziamo a marciare sul posto. Molto bene. Ora ragazzi andremo a fare continuiamo questo riscaldamento. In realtà, vedendo alcuni degli esercizi che andremo poi a vedere all'interno del circuito, così per la coordinazione poi sarà più facile. Allora, uno degli 8 esercizi, mi piace ripetere a volte gli stessi esercizi, come in questo caso, poi capiremo anche il perché, per raffinare un po' la coordinazione e farli meglio e meglio di circuito in circuito. Vabbè, corsa sul posto, non c'è bisogno di spiegare più di tanto, se non di pensare, a me è molto utile, cioè, chiaro, siamo qua, ragazzi, possiamo avere la visione della corsa veloce al parco, però pensa di muovere proprio per velocizzare, di rendere più frequente il movimento delle braccia e più frequente il movimento degli arti inferiori. Poi, squat, due squat laterali e skip di ritorno. Allora, due squat laterali significa questo. Più o meno percorriamo la lunghezza del mat, ok? E una corsettina, sempre con l'asse che risulta una corsettina laterale. Chiaramente ci sarà il lato destro, così come quando il lato opposto, quindi verso sinistra apro e torno alla base con la corsettina laterale. Vi ricordo nello squat, amici e amiche, che l'avrò detto 3500 volte, ma ve lo dico ancora, giù. La squat devi pensare, uno, di spingere indietro i glutei fino a che porti i femori almeno, diciamo, al parallelo con il suolo. Due, ginocchia in linea con la punta delle dita, mi raccomando, quindi a non convergere, a non divergere. Tre, la schiena scende come un'unica rigida bacchetta, ok? Quindi non devo né incurvarmi così, né eccessivamente creare arco, un pochino di antiversione, di regolare fisiologia, diciamo, iperlordosi, anzi scusate, lordosi fisiologica ci sta, quindi se percepisco un po' di arco a livello lombare, ok, però non devo avere la percezione di spanciare troppo in fuori qua, ok?
dettagli dello squat. Poi jumping jack, no, ormai notissimo esercizio. Allora vi ricordo che potete evitare la fase di volo se vi dà noia la fase dell'impatto quando si atterra. Le due versioni alternative sono quelle, fatele con me così intanto ci manteniamo una forma di riscaldamento che continua, ok? Oppure accennate appena appena il saltino, ok? E anziché fare proprio un salto con l'atterraggio che può creare fastidio eventualmente alle articolazioni o alla schiena. E ovviamente sempre di articolazioni si parla. Poi, due knee e un kick. Allora, andiamo a fare, guardate, con il gomito ginocchio, ok? Fatemi solo questo movimento, ne faremo poi solo due nell'ambito del circuito, ma intanto riscaldiamoci con il tuca tuca di gomito ginocchio, ok? E attenzione alla schiena e alla gamba di terra, probabili errori, gamba che si piega sotto, tac, schiena che si ingobbisce, tac, ok? Quindi è il ginocchio che va al gomito, il gomito anche che va al ginocchio, ma senza creare questo effetto. Quindi su bene, ok, il ginocchio. Ne faremo, come vi ho anticipato, solo due, quindi kick, scusa, ginocchio, ginocchio, kick, kick, ok? Guarda bene al kick, alle stesse, come dire, attenzioni del ginocchio. Non devo né piegare la gamba di sotto, ingobbire la schiena, ok? Schiena e gamba diritta. Prova solo il kick. Nel kick è più pronunciato il twist rispetto a ginocchio, ginocchio, kick, kick, ok? Poi io ho pensato per voi a due kick front più back. Attenzione a questo. Allora, fatelo con me. Un kick, come da esercizio precedente, ho la destra che calcia in avanti, andrà dietro lunga per appoggiarsi a terra, mani a terra, slancio della gamba dietro, torno in avanti, su, qui c'è il vero sforzo, il sollevamento, quindi kick, back, slancio e quindi su, ok? Ovviamente destra e sinistra. Per fare questo potete utilizzare, anzi più che altro per il ginocchio, se non avete le ginocchiere a portata di mano o qualcosa per proteggere il ginocchio, perché nell'enfasi della velocità non vorrei che tac la vostra rotula, ok? Comunque avremo tempo per raffinare la coordinazione di questi movimenti. E poi il pam pam down, mi piace chiamare io dei nomi. Allora, uno, due, squat. Un, due, squat, pam, pam, squat, ok? Bene, tranquilli che vi ricordo tutto strada facendo. Allora, un goccino d'acqua, va. Prendi un sorsino d'acqua anche tu. Attiviamo la nostra adrenalina, che ci sarà molto utile, con un percorso basico, semplice, ok? Di corsa sul posto. Quando ti dico via, manca pochissimo, devi scattare con il leone che ti smangiucchia le ciabatte. Pronti? Prontissimi? Scatta! Vai veloce! Vai velocissima sul posto! Più veloce della luce! E stop! Piano! Sono il primo, ragazzi, non ci pensiamo, ogni tanto odieggiamo, comincia a avere caldo già. Pronti fra 3 secondi, 2, 1, scatta, veloce, 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 piano. Ora, anziché la corsa sul posto, faremo jumping jack alla massima velocità della luce. Prendi misura delle braccia, non fermarti, continua a muoverti anche se con bassa intensità e frequenza di movimento. 3, 2, 1, jumping jack veloce.
sul posto. Ullala! Ho fatto l'errore di mangiare un po'. Ho fatto la mia pausa, però. Pronti fra 5 secondi. 4, 3, 2, 1, vai! Stop! Molto bene. Sul posto. Ripetiamo la corsa. Cercate davvero di andare alla massima intensità possibile. Dobbiamo consumare le energie, mi piace chiamarle prêt-à-porter, quelle che hanno proprio pronte pronte le nostre cellule muscolari. Pronti? Vai, scatta! Così poi intervengono più facilmente altri meccanismi energetici e metabolici. E oltretutto questo scatta piano adesso, questo scappa e scatta proprio, va ad attivare proprio il nostro asse ormonale che stimola le surrene a produrre adrenalina, che poi a sua volta l'adrenalina nel sangue aiuta a stimolare altri meccanismi energetici. Vai, scatta! Vai veloce, 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 più veloce della luce, più veloce di me. Stop! Io sono lenta, devo essere lenta. Un giorno ci troviamo, facciamo i pronti via, io devo proprio essere l'ultima, Voi dovete essere molto più allenati di me, mi raccomando. Fra 5 secondi ripetiamo jumping jack, precisamente 3, 2, 1, vai! Giro vita forte, colonna lunga, corpo compatto, vai veloce. Stop! Corri sul posto, ci manca l'ultimo. E poi, voilà, un sorso d'acqua, ragazzi, che gioia! Sei contenta? Sei contenta di questo sorso d'acqua in arrivo fra pochi secondi, prima l'ultimo sforzo, vai! Veloce, 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 veloce! Stop! Aiuto! ci sta, cammina, non ti fermare mentre vai a sorseggiare il meritatissimo sorso d'acqua. Molto bene, ricompensa già presa, già fatta, è finito già. Allora, iniziamo ragazzi con dei tempi belli lunghi e dopo andiamo a ridurli. Allora, 60 secondi, sì, 60 secondi di fatica immane, cioè fai più che puoi per 60 secondi. So che è un po' incompatibile la massima intensità con un minuto, ma fai quello che puoi, le gambe sono ancora, stai muovendoti, vero? Non ti fermare. Le gambe, le braccia, il corpo sono ancora relativamente cariche, quindi dobbiamo dare il massimo, ok? Dai che poi togliamo il pizzino del minuto, facciamo proprio tac tac. Allora, un attimo ancora, respira, ossigenati, ma non stare fermo. Allora saranno 60 secondi di lavoro e 30 di pausa. Partiremo fra una decina di secondi con la corsa sul posto, precisamente fra 5, 4, 3, 2, iniziamo, vai, corri veloce. Ulala, vai veloce, vai veloce, vai veloce. Sei in una pista d'atletica, sei scattata ai box di partenza, stai volando con il vento, vai, 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 sei velocissimo, muovi, muovi le braccia, di più, arriva il leone, aiuto, scatta, vai di più, vai, 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 vai. Muovi con frequenza le braccia, con frequenza le gambe. Vai, 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 decisa, motivata, vai, motivatissimo, super. Di più, non mollare, non mollare. Vai adesso, scatta ancora, scatta, 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 recupera, 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 recupera. Vai, di più, 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 di più. Stop, stop vuol dire camminare, muoversi, ridurre, ma non bloccarsi del tutto. I riposi passivi erano i ricordi di un tempo, all'inizio di questo percorso, adesso
Muoviamoci, fra una decina, in 15 secondi circa faremo due squat laterali con ritorno a skip laterale, te lo ricordi, no? Allora, lo faremo per un minuto, due squat verso destra e ritorno con skip. 3, 2, 1, vai, squat, 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 squat. Pensa bene, eh? Ricordati, dobbiamo andare veloci, eh? Veloci nei due squat, anche nella corsettina, basse le ginocchia ma frequenti, piccolissimi i passi. Ricordati nello squat i dettagli, né? Ginocchia in linea, schiena diritta, scendi bene con il bacino, giù. Giù e ancora giù, giù e vai, vai bene i dettagli, schiena diritta, stop, pausa, cammina, respira, aiuto, e ci prepareremo per il prossimo lato fra qualche secondo. Allora, 10 secondi e partiamo con la gamba sinistra. Allora, non mi fermo mai del tutto. 3 secondi e partiamo. Vai, sinistra, sinistra e corsettina. Sinistra, sinistra, corsettina. Voilà, giù bene. Piccolo ma compatto, veloce. E vai, giù, giù. E vai, giù. Mantieni la ciclicità e la velocità. Voilà, voilà. E voilà. Wow. Aiuto, aiuto. Il primo pizzino è più tosto da stracciare, te lo dico. Dai, dai, e giù, giù, e giù, e stop. Cammina sul posto, camminata. Il prossimo, ragazzi, sarà jumping jack. Non ti fermare, respira, cammina, oppure cammina sul posto. In sostanza, muoviti. Allora, come vi ho detto, 15 secondi ancora prima di jumping jack, per un minuto. 5 secondi e partiamo. 4, 3, 2, 1, vai. Cerca di andare alla massima velocità possibile, compatibilmente con la buona esecuzione, con la tua spalla, la tua schiena, il tuo allenamento. Te la vedo che sei più allenata di me. Vai, vai, aiuto. Io so, oh, eccolo, ho ripreso la coordinazione. Tieni. Tieni, tieni, dai, 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 veloce, veloce, io piego un po' le braccia perché non ci sto, lascia le tese se puoi, leva maggiore, dai, dai, mantieni, oddio, l'ho detto a voi, l'ho persa io, la coordinazione, stop, 30 secondi amici, poi prima di kick, kick, kick front, cioè ginocchio, ginocchio, kick, kick, chiamiamolo così, gomito, ginocchio, seguire mano al piede, ricordati, schiena diritta, gamba di terra diritta, 5 secondi e partiamo, pronti? Vai, ginocchio, ginocchio, kick, kick, ginocchio, ginocchio, kick, kick, ginocchio, ginocchio, kick,
kick, c'è un leggero twist sia nel primo che nel secondo esercizio. Ginocchio, kick, kick, ni, ni, kick, kick, ni, ni, kick, kick, ni, ni, kick, kick, ni, ni, kick, kick. Vai, alterna ginocchio, ginocchio, piede, piede, gamba di te. Oddio, forse ho sbagliato. Ne ho fatto uno in più di kick. Oh, aiuto. Vai, io sono lenta, eh. Vai più veloce di me. Dai. Aiuto, ce ne sta ancora uno. Pausa, cammina. Il prossimo. Scegliamo un lato perché poi sarà da fare ovviamente dall'altra parte. Io consiglio di stare sul mat, più che altro per il ginocchio che andrà ad appoggiare. Ve lo ricordo, kick front, quello che abbiamo appena fatto, però un solo lato. La stessa gamba che abbiamo calciato in avanti va dietro. Prima c'è una fase di squat, quindi appoggia le mani, slancio e su. Vai, tempo partito. Kick. Squat, appoggio, slancio e quindi su direttamente, kick, squat, appoggio, slancio, quindi su, squat, appoggio, slancio, tac, aiuto, kick, squat, cosa mi sono inventata oggi, mannaggia a me, e quindi grande, ci verrà un gluteo stupendo. La faticona, di scendere, salire, su, aiuto anche l'equilibrio, bene anche lo squat, dopo lo squat appoggio, su, aiuto, squat, appoggio, slancio, ce ne sta un altro, kick, back, appoggio, stop, voilà, in piedi. Ci prepariamo per l'altro lato, io mi giro di qua. Allora, io lancerò adesso la sinistra avanti, Vada solo di fare il cambio se non sei coordinata a me. Muoviti, muoviti ancora 10 secondi. Aiuto, aiuto, aiuto. Respira, ossigeno, ossigeno, ossigeno. Pronti, prontissimi, vai. Kick. Opla, scusa, squat, appoggio, slancio, tac. E quindi direttamente da qua, su kick, squat, appoggio con cura, slancio. Questo è importante, da qui direttamente. Quindi squat back, giù le mani, slancio, da qui, kick, back, appoggio, slancio, da qui. Kick, back, appoggio, slancio. Da qui guardavo la lancetta per non perdermi. E ancora su. Non riesco più a parlare. Vai, appoggio. Da qui kick, back, giù. Slancio, ci sta solo il kick, stop, cammina. Metti da parte il tappetino per il palm palm squat. Due micro saltini sul posto, apertura e squat. Dai che dopo questo ci aspetta un abbondante sorso d'acqua. Pronti? Fra 10 secondi cammina sul posto. Muoviti, muovi anche le braccia, respira profondamente. Via! Tam tam, giù! Tan, tan, giù, tan, tan, giù, giù, wow, pam, pam, down, pam, pam, down, pam, pam, forti nella schiena, nella powerhouse, tan, tan, down, tan, tan, down, vai, resisti, resisti che poi abbiamo acqua da bere,
un sorso abbondante e un minuto di pausa. Dai, 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 dai. Abbiamo ancora un po'. Pochi secondi, amici. Aiuto. Questo volevo. Oh, stop. Cammina, non ti fermare. Vai a sorseggiare un goccio d'acqua. Cammina. In realtà un minuto e mezzo. 30 secondi fanno parte del recupero dell'esercizio. Un minuto fa parte del recupero. Fra una serie e l'altra. In tutto ciò, eccoci qua. Momento folcloristico di grande motivazione. Faccio coriandolo del primo pizzino. Eccolo qua, fatto. Voilà. Molto bene, amiche. Ora, a parte l'esserci distrutte con questa prima parte, il prossimo sarà 40-20. Ok? Mi vuoi bene, vero? 40 secondi, 40 secondi di fatica, 20 di recupero. Quindi tutto all'interno di un minuto. Non so, mi odierai. Va bene, scrivimelo. Ok? Ulala. Allora, ragazzi, aspettiamo solo ancora un attimino. Un goccino ci sta, abbiamo 30 secondi in realtà ancora. Ah, aiuto. Quindi, non so se mi stanno già arrivando i messaggi di un affetto un po' nascosto. Lo so che mi stai odiando in questo momento, ma fra 15 secondi andiamo a mettere le basi per un nuovo stato di salute fisica e mentale. 5 secondi e partiamo con la corsa sul posto. 3, 2, scatta ora, vai! Vai, sei nella pista d'atletica, stai correndo, sei più veloce del vento. Vai, tieni, 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 non mollare, non mollare, più veloce, stai, ti vedo che vai piano, ti vedo che vai piano, muovi, muovi quelle braccia, quelle gambe, più veloce, più veloce, più veloce, scatta, scatta, scatta. Devo liberare il leone. Devo liberare il leone. Vai, 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 vai. E stop. Piano sul posto. Cammina, 20 secondi. Due squat laterali verso destra. Corsettina di ritorno tipo skip laterale. Prepara lo spazio alla tua destra. Stai in movimento. 3, 2, 1, vai, squat, squat, com'era? Tin, 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 tin. Squat, squat, vai, ampio il passo dello squat, ricordati i dettagli per non dare noia alle ginocchia, alla schiena, mantieni una buona velocità di esecuzione. Puoi anche fare un passo con una leggera extrarotazione, ci fa benissimo, purché il ginocchio in linea con la punta del piede. Che wow! Wow! Stop, stop, stop! Oh, 20 secondi prima di fare dall'altra parte. Aiuto, aiuto! Ce la faremo? Sì. 5 secondi, ragazzi. Adesso 4, 3, 2, 1, vai. Squat, squat, fatto bene. Ritorno, squat, squat. Vai, squat, squat. Ulala. Quando preparo i pizzini. Aiuto. Lo so già, aiuto, dai, dai, 5 secondi, ci sta,
il ritorno, stop, cammina per 20 prima di jumping jack sul posto, 40 secondi, is up to you, se vuoi saltare, mi raccomando, fallo in base alle tue capacità, 3, 2, 1, jumping jack veloce. Tengo, 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 non ci penso, vado solo veloce, solo veloce, solo velocissima più che posso. Sento fatica? Ne provo un po' di più, velocizzati, velocizzati, velocizzati. Stop, cammina, 20 secondi, prepara nel frattempo. Ah no, non ci serve ancora il mat, abbiamo ginocchio, ginocchio, kick, kick nel prossimo, ok? Gomito, ginocchio, piede, mano, ora, kick, cioè scusami, ginocchio, ginocchio, kick, front, ginocchio, ginocchio, kick, kick, ovviamente veloce, 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 vai, dritta la gamba di terra, dritta la schiena, è solo una... C'è un solo twist che può aiutare il raggiungimento del ginocchio o del piede, rispettivamente con gomito, gomito, mano, mano, gomito, gomito, mano, mano, gomito, gomito, mano, mano, gomito, gomito, mano, stop. Voilà, prepara il mat per l'appoggio del ginocchio a terra, ok? Gamba destra che fa il kick avanti, squat dietro e quindi mi appoggio in quadrupedia e slancio dell'altra gamba. Pronti? Vai, kick front, squat back, mi appoggio, kick. Qua ti voglio direttamente kick, giù piano, là, qui ti voglio. Tac, squat, appoggio con cura, slancio e vai, kick, down, slancio, su, kick, down, appoggio, con cura l'appoggio, anche se abbiamo il mat, fai la discesa piano, che oltretutto ci aiuta nel lavoro eccentrico, dai, ce ne sta un altro, sì, 20 secondi, cammina, progetta l'altro lato, progetta l'altro lato, quindi io slancerò la gamba sinistra, progetta, progetto avvenuto, vai, kick, down, quadrupedia, slancio, qui ti voglio, da qui direttamente kick, lento giù, mani a terra, su, e quindi up, lento giù, mani, su, appoggio, e voilà, vai, aiuto, lo so, qui c'è anche un po' di equilibrio da controllare, male non ci fa, aiuto, dai, dai, aiuto, e l'ultimo kick si sta, sì, mi sono appoggiata, aiuto, non so te, fammi sapere, ma lo... progettata veramente tosta, eh? Aiuto, metti da parte il mat per l'ultimo esercizio che parte fra 7 secondi, il pam pam squat, 3, 2, 1, centro, centro, squat, centro, centro, squat, vai giù più che puoi, vai anche in accosciata massima se riesci, eh? Aiuto. Mi odio da sola, ragazze. Mi... aiuto. Aiuto, aiuto, dai, forza. Stai con me. Stai con me. Stai con me. Giro vita. Powerhouse. Schiena forte. Aiuto, dobbiamo resistere.
essere. Stop. Cammina. 20 secondi. Forza. Che l'eccesso, se abbiamo mangiato qualcosina di più, questo ci aiuta a buttare giù. Prendi la tua acquetta. Adesso un minuto di pausa. Un sorso d'acqua. Non troppa roba. Guardate con me. Facciamo coriandoli anche di questo, ma proprio li tengo per febbraio 2022. Eccoli qua i coriandoli del prossimo anno, oppure anche di Capodanno, dai. A Capodanno ci troviamo con i coriandoli dei pizzini, che dite? Fatemi sapere, eh. Allora, bando alle ciance, fra 20 secondi ricominciamo. 20-10, amiche mie. 20-10 secondi. 20-10 secondi e partiamo per l'esattezza con la corsa sul posto fra 5 secondi. 20 secondi da ora. Vai. Guai a chi molla adesso, eh. Super veloci, molto più veloci di me, molto più veloci di me. Io sono lenta, io sono lenta. Dai. Cammina. Il prossimo sarà due squat laterali verso destra, ritorno con skip basso alla postazione di inizio. Precisamente tra 3, 2, 1, vai, squat. Squat, pesta veloce, eh. Mantieni velocità, stop, 10 secondi di pausa, che sono già 3, 2, 1, altro lato, vai, tac. Tac. Tin, 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 tin. Vai. Tac. Tac. La la, aiuto. Non vedo la la. Eccola. Eccola, stop. Aiuto. 10 secondi prima di jumping jack. 3, 2, 1. Jumping jack veloce, solo 20 secondi, amiche, amici, forza. Vai. Solo 20, solo 20. Dai. 2, 1, pausa. Ginocchio, kick sarà il prossimo. Pronti? Prontissimi, vai, ginocchio, kick, ginocchio, kick, ginocchio, ho sbagliato, ginocchio, kick, ginocchio, kick, ginocchio, kick, stop, prepara il mat, dai che è l'ultimo amici, ultimi sforzi disumani, Kick front con la destra, vai, kick, squat back, slancio, e qui ti voglio, su, giù, slancio, vai in fluidità, kick, giù, slancio, ormai lo conosciamo, kick, down, slancio, ce ne sta un altro, stop, progetta il cambio, io giro il mat per comodità, pronti? Vai con il kick, sinistra, squat down, appoggio, slancio, qui ti voglio, bene diretto il movimento, eh? Dai che manca poco alla fine, amici, ce la facciamo a starci, stop, aiuto, sto morendo, non so voi. Allora, ci manca solo il pam, squat. Pronti, prontissimi, pam, giù bene, pam, giù,
pan, pan, giù. Urala. Dai, che è l'ultimo. Devo per forza stoppare perché ho un'altra lezione e quindi aiuto. Ragazzi, guardate cosa qui. Prima un sorso d'acqua, il premio. Sorseggio. Eccomi, cammina, non ti fermare. Ulala. E vengo con orgoglio a preparare i coriandoli per il prossimo Capodanno. Eccolo qua. Io comincio a raccoglierli. Potremmo farlo tutti, simbolicamente ci raccogliamo i pizzini della nostra fatica, non solo fisica, e a Capodanno o alla prima occasione li usiamo per festeggiare. Allora, muoviti con un passo molto leggero, nel senso uno step touch laterale, gentile per accompagnare il ritorno alla condizione di riposo, accompagnare il corpo alla condizione di riposo. Durante il riposo avverranno delle reazioni metaboliche. Praticamente noi adesso, ragazzi, abbiamo usato un sacco di energie. Anzi, ha abusato, usato anche tutti i sistemi energetici, anche al di là della disponibilità di ossigeno, cioè abbiamo consumato un po' di più, per quello ci veniva quel fiatone da disperate, ok? Quindi adesso cosa fa il tuo corpo? In qualche ora ristabilisce con l'ossigeno che andiamo a respirare in queste ore successive. Ristabilisce metabolicamente le condizioni, non solo le condizioni che c'erano prima dell'allenamento, ma qualcosa di più. Ecco perché durante l'allenamento ci dobbiamo sempre spingere un pochino oltre per ottenere un condizionamento che sia ovviamente positivo. Sono certa che se voi prendete come parametro di riferimento, non so se avete delle scale, da fare. Magari se le fate più velocemente vi accorgete che non arrivate su con la lingua per terra, Oppure se fate con lo stesso ritmo arrivate su, non so, con più disinvoltura, Avete sicuramente più resistenza. Molto bene. Direi che possiamo fermarci e respirare profondamente. Voilà, voilà, ci concediamo uno stretching del polpaccio. Adesso io vi farò fare, purtroppo sono un po' in ritardo, quindi vi do dei consigli se voi avete più tempo. Adesso faremo uno stretching per il polpaccio, uno per il quadricipite. Intanto cambio gamba. Dopodiché, ragazzi, se avete tempo a disposizione. Se avete pochi minuti, ripetete lo stretching che facciamo adesso assieme. Se avete 10-15 minuti, allora se avete a disposizione il tempo tipo di un'altra lezione, vi consiglio stretching muscolare, assolutamente stretching muscolare, oppure se avete tipo 15 minuti, prendete la parte finale di detox, Qui così lavorate bene il ritorno linfatico e decomprimete la schiena se per caso avete caricato un po', tipo con jumping jack, anche se i saltelli erano veramente minimi. Tiro bene il tallone verso il gluteo, andiamo a distendere la coscia. Ripeto, in ogni caso cercate di ripetere questi due stretching una o due volte, così favorite la circolazione, anche il riassorbimento dell'acido lattico, decomprimete un po' le fibre muscolari. Voilà, sciolgo un po', andiamo ad allungare lateralmente la colonna.
Apriamo un po' le vertebre lateralmente. Molto bene, solleva le spalle. Lascia cadere bene. Sciogli un pochino il collo. Voilà. Molto bene, ragazze. Io vengo a stringervi la mano. Siete stati bravissimi. Adesso ci premiamo con quel che resta della bottiglia d'acqua, anche questa è una grande ricompensa. Poi la finisco. Bene ragazzi, vado che sono in ritardissimo. Un bacio, grazie.